Alle 7 in punto si sono aperti i seggi in Austria per le elezioni presidenziali. Favorito per lo scranno più alto della Hofburg, il candidato della destra populista Norbert Hofer. Molti osservatori ritengono che potrebbe interpretare alla lettera la Costituzione scritta nel 29, ricalcata su quella di Weimar, e che assegna in teoria poteri enormi al capo dello Stato. A cercare di arginare Hofer c'è l'economista Alexander van der Bellen, 72 anni, ex portavoce dei Verdi, sposato con due figli, indipendente e appoggiato dai partiti tradizionali. Figlio di un russo aristocratico di origini olandesi e di un estone scappati dallo stalinismo, rivendica spesso di essere figlio di rifugiati. 6,4 milioni di elettori sono attesi alle urne per scegliere il nono capo di Stato austriaco della Seconda Repubblica fondata nel 1945. I seggi chiuderanno alle 17 e i risultati sono attesi di lì a poco. Raramente le elezioni presidenziali austriache hanno avuto questa attenzione, dice il nostro corrispondente. Stavolta però è completamente diverso. Gli stessi europei attendono di vedere se un populista di estrema destra sarà eletto capo di Stato. A jobb oldali populista szabadságpárt jelöltje. Bártfai Gergely, Euronews, Bécs, Ausztria.